Per spiegare le origini del gioco bisogna fare un passo indietro e dire a grandi linee da quale sviluppo tormentato è nato questo pilastro degli FPS. I ragazzi della id, che allora erano John Carmack, sviluppatore e programmatore dell'engine su cui gira Doom, John Romero, programmatore del codice del gioco, Tom Hall, game designer, Adrian Carmack, Kevin Cloud e Gregor Punchatz, artisti e disegnatori, Robert Prince, musicista e compositore, e Sandy Peterson, level designer, decisero di lasciare la Apogee Software perché questa casa di sviluppo soffocava il loro talento creativo. Sotto di essa i ragazzi della id crearono Wolfenstein 3D, uno dei primi veri sparatutto memorabili della storia del gaming. Volendo provare a creare un gioco senza un intermediario, cercarono ispirazione da qualunque fonte. Era noto che all'epoca andava ancora di moda il tema spaziale, che conferiva una maggiore libertà e fantasia, ma per il resto fu semplice e pura fortuna. Da John Carmack, grande appassionato di cinema, arrivarono nel tema spaziale la UAC, la compagnia per cui lavora il protagonista dopo aver visto Aliens Scontro Finale. E per l'idea del sangue e della maggiore violenza con contorni splatter, viene dal film La Casa 2. L'inserimento dei demoni, invece, è nato da una lunga sessione di Dungeons & Dragons. Non a caso, una delle creature, chiamata Astral Dreadnought, ha lo stesso viso del cacodemone, mostro presente nel gioco. In questa famosa sessione del gioco da tavolo, i demoni vinsero ed invasero il mondo dei protagonisti distruggendoli. È da citare che in questa partita c'era persino una spada chiamata Daikatana, nome di un successivo titolo di John Romero. Infine, per il nome, Carmack rilasciò questa intervista. C'è una scena nel colore dei soldi dove Tom Cruise si presenta in una sala da biliardo con una stecca personalizzata dentro ad una valigia. Che cos'hai lì dentro? Chiede qualcuno e lui risponde: Doom. Insomma, le idee c'erano tutte, ma l'Apogee non ne volle sapere nulla. Mentre Carmack sviluppava l'ID Tech One, nota a molti come il Doom Engine, il resto del team fu costretto per contratto a completare l'espansione di Wolfenstein 3D, chiamata Spear of Destiny. Il Doom Engine era grandioso per l'epoca. Sebbene gli ambienti non erano totalmente in 3D, c'erano tutte le carte in regola perché uscisse un grandissimo gioco. A metà dello sviluppo, però, Tom Hall fu allontanato dalla id per la sua differente visione del gioco. Hall voleva creare un simile RPG ambientato su una base chiamata Teitenga, con classi preconfezionate e con la possibilità di scegliere se il protagonista fosse maschile o femminile. Al resto del team non piacque l'idea di dover complicare inutilmente la trama e il gioco. Inoltre decisero che il protagonista non doveva avere un nome né dovesse mai parlare per poter conferire una maggiore sensazione di immersività. Tutte le idee di Hall sono raccolte nella Doom Bible, un libro che vi consiglio caldamente di leggere se siete degli appassionati. Ma sappiate che la maggior parte del lavoro di Hall è ancora presente nella versione rilasciata al pubblico. Un esempio? È possibile ancora vedere su una particolare texture un pianeta chiamato Teitenga. Lo sviluppo continuò e il 10 dicembre 1993 venne rilasciata la versione shareware del gioco tramite il server FTP dell'Università del Wisconsin, che comprendeva solo il primo capitolo, Knee Deep in the Dead. Il successo fu enorme, fu talmente grande che in un'ora il server crashò per le troppe visite. Tutti erano impazziti per le luci, i suoni, le armi, la grafica, i mostri e soprattutto per il cliffhanger finale che serviva da tramite per la storia del gioco e per invogliare naturalmente il giocatore ad acquistare per tramite posta la versione completa del gioco comprendente ben 4 floppy disk. Oramai tutti erano impazziti. Qualunque FPS venisse creato dopo Doom veniva chiamato Doom Clone. A questi fanno riferimento i più famosi Duke Nukem 3D, Hexen, Heretic, Blood, e la lista andrebbe avanti, ma è meglio non farla continuare troppo.
Per me è un piacere essere stato invitato dai ragazzi di Uovo Cosmico per questo speciale su Doom, che è uno dei miei giochi preferiti. Non a caso, infatti, ho creato appositamente un canale sul tubo proprio per confermare che di giocatori italiani di Doom ce ne sono, e sono anche abbastanza numerosi. Era un po' titubante a dirla tutta nell'inizio, perché notavo che molti italiani lasciavano le serie a metà o che si occupavano esclusivamente di mod, mentre io, nel mio piccolo, ho portato innanzitutto tutta la saga classica con un commentary in modo da facilitare la comprensione dei video, mentre adesso sono passato alle incredibili mod della community mondiale. Whoa!